L'olivo, l'albero più mediterraneo di tutti, conosciuto in tutto il mondo perché ci dona un alimento tra i più importanti in assoluto. Ovviamente noi oggi non parleremo sostanzialmente della varietà cultivar, ma a carattere generale daremo le differenze tra le due specie più utilizzate in ambito bonsaistico, o almeno una piccola parte del panorama bonsaistico internazionale ritiene che il più adatto per essere trasformato e lavorato in ambito bonsaistico è di certo la varietà selvatica, mentre la varietà cultivar ha delle sostanziali differenze rispetto a quella più selvatica. Cominciamo ad elencare alcune delle differenze tra le due varietà, partendo proprio dal tronco e quindi dalla corteccia. La corteccia della varietà cultivar è una corteccia leggermente più chiara, ma una corteccia che si forma tende a formarsi più con delle striature, delle linee longitudinali. Con delle placche di corteccia più o meno sottili, mentre nella varietà naturale, nella varietà selvatica, la corteccia presenta delle placche più consistenti, più grosse e anche in certi casi anche più scure. Un'altra sostanziale differenza è data dalla sua vegetazione. Presenta una vegetazione leggermente più elastica, meno rigida rispetto alla varietà selvatica. Presenta un internodo tra le foglie più lungo, più distante rispetto alla varietà selvatica. Una foglia più grossa e più lunga. E anche il colore è un colore più opaco rispetto al verde intenso brillante della varietà selvatica. Ovviamente, come per tutto il resto, sono abbastanza simili come coltivazione, come patologie. In natura, la varietà cultivar si adatta, gli ulivi in generale si adattano entrambi al luogo di crescita. Ovviamente, entrambi crescono con un portamento abbastanza naturale, ossia tendono ad assumere in natura quelle forme a scopa rovesciata. Thank you.
ma effettivamente la varietà selvatica si adatta di più al suolo, cosa diversa invece dall'ulivo, la versione cultivar, perché comunque in qualunque suolo possa crescere la varietà cultivar tenderà sempre ad assumere quella forma di quella certa albericità, quella forma abbastanza scoparrovesciata, mentre succede spesso di vedere nella varietà naturale delle situazioni totalmente diverse, dove gli alberi si adattano alle condizioni anche più estreme e la loro crescita è radicalmente diversa. Succede di vederne di tutte le forme, striscianti ma totalmente striscianti al suolo, striscianti tendenti a rimanere rasi su circa su un'altezza massima di 50, dai 50 a un metro di altezza. Capita di vederli crescere all'interno di cavità rocciose, capita di vederli crescere in condizioni di conducibilità altissima su delle scogliere dove assumono altre caratteristiche. Ecco, una varietà comunque che ha più, si adatta di più ed è più resistente nei casi di crescita estrema. Cosa ben diversa dalla varietà cultivar, che è una varietà tra virgolette leggermente meno energica e che quindi non tende ad adattarsi a tutte le condizioni più estreme. Abbiamo detto che noi siamo più interessati alla varietà selvatica, all'oleaster in questo caso, per le sue caratteristiche fondamentalmente. La sua foglia è molto piccola, i suoi colori di un verde intenso, l'internodo molto corto, che permette comunque di riuscire a compattare le masse vegetative, gli impalchi, ovviamente anche la corteccia, le vene linfatiche, hanno tutte un carattere un po' più pronunciato rispetto alla varietà cultivar. Quindi noi focalizzeremo più che altro il nostro interesse oggi su questa varietà. Come abbiamo già detto, è una varietà che cresce effettivamente su tanti areali. Si può trovare sfiorando il mare, ma si può trovare anche a quote più alte di crescita. E in entrambi i casi, in tutti i casi, presenta caratteristiche diverse. Nella mia esperienza ho incontrato diverse varietà, quindi in una sottocategoria dell'olivo selvatico, che si differenziano tra di loro dalla forma della foglia, quindi quelle leggermente più a punta, quelle più tondeggianti, per il colore della foglia, tendenti a un colore ancora più scuro, ma anche a altre caratteristiche, sia di foglia che di corteccia in generale, in quanto
mi è capitato più di una volta di trovare una varietà che, anziché produrre nell'internodo una foglia opposta all'altra, quindi ad ogni internodo due foglie, mi è capitato di vederne con tre foglie, quindi un internodo che si apriva su tre gemme. In più ci sono delle varietà che hanno un coefficiente di lignificazione ancora più grosso di quello che è normalmente già l'ulivo selvatico in sé, con un colore del germoglio tendente già al grigio scuro antracite, ecco, cortecce ancora più scure, più nerastre. Effettivamente nella mia esperienza ne avrò viste di varietà una quindicina, una diversa dall'altra, quindi sono sempre una varietà di olea selvatica, quindi olivastro in questo caso, ma delle sottospecie che si sono molto probabilmente endemizzate nel loro areale di crescita, ovviamente sempre per le caratteristiche chimico-fisiche del suolo di crescita. Di conseguenza hanno sviluppato una sorta di mutazione, dando vita ad una varietà leggermente diversa dalle altre. Un'essenza comunque abbastanza semplice, forte, e lo vedremo adesso quando inizieremo a parlare di coltivazione, riproduzione. Ti permette comunque anche, permette una coltivazione discreta già anche ai neofiti, perché è una varietà che comunque sopporta molto, è molto forte, e quando entra in crisi riesce comunque a darci dei segnali che, se siamo bravi e riusciamo a reperire, riusciremo a risolvere il problema in breve tempo senza creare troppi stress eccessivi all'albero. È un albero che ti permette una lavorazione più o meno tutto l'anno, non ha delle fasi in cui effettivamente l'albero diventa più delicato, dei periodi in quindi dove le lavorazioni dovrebbero fermarsi. È davvero una delle essenze in generale più forti. Ovviamente il problema principale di questa essenza sono le latitudini, in quanto ovviamente è una varietà mediterranea che ha una resistenza al freddo seppur buona, ma comunque abbastanza limitata. Questo significa che su climi molto rigidi, dove la temperatura scende sotto lo zero, di norma dovrebbe essere protetta in una serra fredda, dandogli comunque delle condizioni per cui dei giorni di gelo continuo non rechino effettivamente dei danni irreparabili. Quindi sono delle essenze che, se trovano il giusto microclima, riescono a vivere anche a diverse latitudini. E ci sono effettivamente collezionisti che in tutte le latitudini europee coltivano olivi selvatici. Ovviamente è un'essenza che ama tanto la temperatura mite, di conseguenza offrirà molto di più e renderà molto di più nelle giuste condizioni, soprattutto di temperatura, di lux, di illuminazione, quindi parliamo effettivamente in questo caso di lux, di irraggiamento solare, ma effettivamente con i giusti accorgimenti si potrebbe effettivamente gestirla bene anche nelle zone climatiche più fredde. E conosco degli esempi delle persone, dei bonsaisti che sono riusciti a portarle avanti con molta bravura anche a dove le temperature invernali comunque sono abbastanza proibitive. Quindi il consiglio è quello che in inverno bisognerebbe lasciare, effettivamente cercate di mantenere più verde possibile sull'albero, quindi non fare lavorazioni autunnali, evitate le potature sempre autunnali in questi climi più rigidi,
e cercate di effettivamente riparare l'albero. Potrebbe essere una miniserra, una serra, potrebbe essere anche una zona dove il gelo effettivamente non sfiori la parte vegetativa, che è quello che farà poi il danno. Potete usare delle strutture per coprire sia il vaso che la parte aerea, il TNT, il tessuto non tessuto, comunque cercando di proteggerlo dal gelo più forte dei periodi comunque più rigidi. Per il resto, per chi invece lo coltiva in una condizione climatica abbastanza mite, questi sono carri armati. Con questi alberi ti puoi permettere qualunque cosa, ovviamente sempre nel rispetto dell'albero, della sua fisiologia, della sua coltivazione, non facendo mai eccessi nella foga, nella voglia di andare sempre più avanti anche e sempre più velocemente, perché dobbiamo sempre considerare che gli alberi hanno i loro ritmi e noi non possiamo, e lo abbiamo già iniziato a capire nella parte di fertilizzazione, per esempio, che non possiamo riuscire a fare miracoli con una coltivazione. Possiamo gestirla bene, permettere all'albero di produrre tanto in un anno, ma di certo non potremmo mai vedere delle crescite triplicate e quadruplicate su un albero, perché questo non avverrà mai. Quindi, partendo dal presupposto che gli alberi vivono comunque bene con una coltivazione equilibrata, questi sono degli alberi che ci porteremo tutta la vita avanti con molta enfasi. Iniziamo a parlare di coltivazione. Parlando di coltivazione, direi di iniziare dal rinvaso, che è il tallone di Achille del bonsaista. Questa è una varietà che sopporta benissimo i rinvasi, essendo un'essenza che produce tanto a livello radicale, ma in generale non ha grossi problemi di stress radicali. Di conseguenza vi permette di seguire dei rinvasi anche invasivi per poterlo magari posizionare in un vaso adeguato. Ovviamente quando si fanno questi lavori, quando si andranno a tagliare tante radici, bisogna sempre cercare di equilibrare il numero di foglie con il numero di radici sotto. Quindi partendo da un equilibrio iniziale, guardiamo la zolla, guardiamo le radici e cerchiamo di fare già una mappatura delle radici. Diamo un valore a quelle radici, diamo un valore ad esempio 100, allo stesso modo faremo con la vegetazione, daremo in quel momento, nello stesso istante, daremo il valore 100. Quando saremo in procinto di tagliare e di eliminare delle radici, cercheremo di capire di questa percentuale quanto ne abbiamo tolto, di conseguenza dovremmo fare anche con la parte vegetativa. Questo ci servirà comunque a mantenere sempre quell'equilibrio tra radici e parte aerea, in modo tale che l'albero non subisca delle disidratazioni che porterebbero comunque ad una perdita linfatica in un certo punto X dell'albero, con un'eventuale perdita di qualche ramo. Il rinvaso va fatto nel periodo primaverile, e anche se è un'essenza fortissima che in climi miti, ad esempio dove vivo io, che è una parte del sud Italia, ci sarebbe anche la possibilità di rinvasi dopo l'estate, ma in assoluto il migliore periodo è pur sempre il mese di marzo, fine marzo, dove l'albero è in piena fase di risveglio. Per una coltivazione fatta bene ha gli zuccheri immagazzinati per poter reagire immediatamente e quindi avere un'esplosione sia dal punto di vista radicale, che poi si ripercuoterà sulla parte della vegetazione. E gli stress effettivamente con una temperatura mite
l'ideale, la temperatura ideale per gli alberi per potersi sviluppare al meglio, farà sì che il rinvaso sarà uno stress veramente irrisorio, uno stress che comunque l'albero supererà in brevissimo tempo. Riuscire invece a fare dei rinvasi fuori stagione potrebbe su questa varietà creare comunque dei problemi, perché è una di quelle varietà che quando entra in shock, in crisi, in stress da rinvaso, gli succede spesso di entrare in una condizione quasi semicomatosa. L'albero si paralizza, non produrrà vegetazione nuova, resterà con le sue foglie per mesi e mesi, anche in certi casi anche per qualche anno. A me è successo in passato e da questa esperienza ho capito perché l'albero facesse questo, ed era sostanzialmente era dovuta a due condizioni. La prima, il periodo che non era effettivamente ottimale per un rinvaso, soprattutto se parliamo di rinvasi leggermente invasivi. E la seconda ragione è perché avevo dato una distribuzione sbagliata dell'equilibrio tra ramificazione e radice. Di conseguenza l'albero ha dovuto faticare per raggiungere il suo equilibrio, e dopodiché raggiunto il suo equilibrio ha iniziato a rivegetare nuovamente. Ripeto, se fosse stata un'altra varietà si sarebbe veramente stressata molto e sarebbe in parte seccata, avrebbe lasciato scartato qualche ramo, ma con l'olivastro questo effettivamente non succede, ma potrebbe entrare in questa condizione di semi coma. Quindi rinvasate sempre nel periodo adeguato. Il periodo adeguato è marzo, fine marzo, volendo aprile è anche un periodo buono, ma in generale usate la primavera. Il substrato ideale per il rinvaso è un substrato comunque di base abbastanza areato. Anche questa varietà è una varietà che produce tanta radice e di conseguenza tenderà comunque a renderlo facilmente asfittico nei primi anni di coltivazione. Cercare di areggiare il più possibile il substrato già in partenza aiuta tanto nella coltivazione e nella proliferazione radicale. Anche qui ci sono diverse teorie sul mix da utilizzare. Io ho sempre ottenuto ottimi risultati di olivastri nella mia carriera, ne ho coltivati tantissimi. Essendo una varietà che ho amato tanto e che in passato ho costruito diversi olivastri, partendo effettivamente da semplici tronchi. Il mix migliore in assoluto è un mix fatto tra pomice, lapillo vulcanico, terra umifera o direttamente una piccola percentuale di humus. Se volessi darvi una percentuale vi potrei dire 60 pomice, 30 lapillo e 10% humus. Ovviamente tra questo mix potremmo comunque crearne diversi e non vi nego che potremmo utilizzarne un'altra tipologia dove potremmo aggiungere ad esempio della zeolite, che fa sempre bene per gli scambi ionici tra le radici e le sostanze nutritive. Di conseguenza aggiungere magari anziché il 60% di pomice aggiungiamo un 50% di pomice, un 25% di lapillo vulcanico
un 15% di zeolite e dopodiché completiamo con una spolverata veramente di humus. Attenzione, si possono coltivare benissimo anche con una percentuale maggiore di sostanza umifera. Mi è successo veramente di costruirli quasi se non in tutto in torba, ovviamente facendo attenzione all'irrigazione e sapendo cosa stessi facendo, ma in generale comunque si possono prendere sostanzialmente dei rischi maggiori, e quindi soprattutto quando ci sono quelle stagioni piovose, quindi non conviene andare a rischiare. Questi mix generalmente sono quelli che effettivamente danno i maggiori risultati, e lo potete notare voi stessi con dai colori e dalla forma, dai germogli abbastanza vigorosi, dalla qualità della fogliolina. Quindi è un albero comunque in generale che è coltivato bene. La coltivazione in generale racchiude tante componenti, di conseguenza anche il terriccio farà la sua parte. Come abbiamo detto prima, è una varietà che ama il lux, la luce. Di conseguenza l'esposizione non può essere altro che pieno sole. Considerate che questo albero viene coltivato sostanzialmente in pieno sole tutto il giorno e non c'è stato fatto nessun trattamento per le foglie, cioè per luccicare le foglie. Queste sono foglie coltivate, stimolate con stimolanti aerei, quindi sono foglie di coltivazione normale. Che io vorrei farvi vedere effettivamente nel dettaglio, dal punto di vista veramente della lucentezza delle foglie, del colore, del verde intenso. Cioè, davvero incredibile. Quindi quando la coltivazione dell'albero è buona lo si riscontra immediatamente da queste colorazioni. Ovviamente è una varietà che produce, anche se una sempreverde, produrrà ha delle foglie che hanno comunque una certa longevità, una data di scadenza. Il periodo dove l'albero effettivamente, pur essendo una sempreverde, perderà le foglie vecchie come un ricambio, che è normalissimo, fisiologico, si chiama ricambio vegetativo. Questo periodo corrisponde al periodo di luglio, per l'appunto in questi giorni. Quindi succede anche sulla varietà cultivar, sugli ulivi, sull'olea europea, di vederli in queste fasi dell'anno, di vederli con una buona percentuale di foglie gialle, che sono le foglie già mature, che hanno perso vigore, di conseguenza muoiono, rimangono ancora attaccate sull'albero per poi cadere in breve tempo. Quindi sole pieno, sempre condizioni comunque abbastanza soleggiate. Più sole significa internodo sempre più corto, foglia sempre più piccola, anche se effettivamente il fattore dimensione della foglia dipende da due fattori. Uno, la genetica stessa dell'albero, e quindi in linea di massima gli olivastri, l'olivo selvatico di media ha una foglia molto più piccola della varietà europea, ma anche e soprattutto dal numero di ramificazione che abbiamo sull'albero. Più rami sull'albero significa più distribuzione di linfa in modo equo, e di conseguenza non c'è necessità che l'albero, per nutrirsi, per trasformare la clorofilla in zuccheri ed amidi, allarghi la foglia per captare più luce. Perché le foglie sono tante, i rami sono tanti, di conseguenza riesce comunque a distribuire il suo equilibrio. Cosa diversa quando i rami sono pochi e le foglie sono poche. L'albero, per nutrirsi, ha bisogno di allargare la foglia per captare più luce e trasformare quindi più zuccheri in quella piccola porzione.
Ma ovviamente questo è un concetto comunque fisiologico generale di tutti gli alberi. Quanto irrigare gli ulivi? Io con questo tipo di substrati comunque l'acqua almeno una volta al giorno la prendono in estate. Ovviamente sempre qui bisogna fare attenzione a non creare una zolla troppo umida, quindi lasciare che l'albero comunque tenda a muovere le radici anche in cerca di acqua, e questo concetto lo vedremo quando affronteremo la parte radicale. Ma ovviamente lasciarli troppo secchi, troppo asciutti non è neanche favorevole. Quindi in media un'irrigazione al giorno di media è sufficiente, soprattutto nei mesi caldi. Se ci sono condizioni veramente estreme si potrebbe anche optare per due irrigazioni, soprattutto quando parliamo di venti caldi, quelle giornate di ventose in generale. Cercate di irrigare sempre nelle ore giornaliere e mai serali per evitare i problemi fuggini la sera, ma questo lo affronteremo ovviamente nel capitolo irrigazione riguardante la coltivazione. È una cosa importantissima, cercate di non bagnare mai le foglie. Io utilizzo acqua piovana, ma non irrigo mai le foglie sostanzialmente delle mediterranee. Con le conifere si può, lo faccio, ma con le mediterranee in generale non irrigo mai le foglie. Questo perché va a creare comunque, anche se l'acqua piovana, va a creare comunque una piccola pellicola sulla foglia, e di conseguenza questa piccola pellicola inibisce l'attività fisiologica dell'albero. È stato comprovato, è una cosa che già ho avuto esperienza diretta, quindi vi consiglio di non irrigare mai le foglie di tutte le varietà sempreverdi, quindi parliamo di latifoglie mediterranee. Non c'è bisogno, non farete di certo del bene, ma al contrario rallenterete di molto l'albero. La fertilizzazione è una fertilizzazione standard che troverete di certo nel capitolo fertilizzazione, perché ne parleremo in generale e associata alle diverse varietà. Io preparo dei cicli di concimazione che applico sia a livello del suolo sia fogliare. L'obiettivo è sempre quello di dare equilibrio ad una fertilizzazione, mai pensare di caricare l'albero di fertilizzante sperando che cresca sempre di più, perché questo è un concetto che farà solo male al vostro albero.